Allora, siamo di nuovo in quota, vediamo se riusciamo ad arrivare al Monte Fiorito. Questa è la strada, a salire, vediamo se la dinamica ci aiuta. Alzarci un pochetto, vediamo se riusciamo a scollinare così, eh? Tutto dipende dalla dinamica che c'è qua. Del Monte Fiorito, siamo sopra adesso e vediamo se di qua c'è qualcosa. Poco, però non è detto. Proviamo a farci un giro. Cosa per qua, il Monte Fiorito è questo, sembra una scalinata quella lì, sono le mucche che fanno i sentieri, tutti questi sentieri sono tutti fatti dalle mucche al pascolo. Non c'è granché qui, vediamo un po' qualcosa qui esterno. Fiorito non ha dato soddisfazione. E siamo 3 metri sotto il decollo. Vediamo se riusciamo a riscollinare e a riprendere qualcosa dall'altra parte. Siamo 7 metri sotto al decollo. Qui questo buco qua mi sa che andiamo giù, conviene uscirne. Dovremmo riprendere l'ascendenza. Ehi, che atterriamo, altro che. Siamo parecchio sotto, non so se riusciremo ad agganciare la termica qua, anche perché si sta piano piano spegnendo. Vediamo. Fatto 3 metri al secondo a tirarti su qua. Venticinque metri sotto al decollo. Due piloti stanno girando sopra le termiche che anch'io dovrei tentare di sfruttare. Passiamo sopra le mucche in riposo e vediamo se troviamo la bolla.
diversamente ci avviciniamo all'atterraggio. Eccole qui, passate. Allora, di solito la termica è qua. Siamo bassi, non so quanto riuscirà a tirarci su. Allora, 9,37, bassi bassi, mai stati bassi così come oggi. Allora, molino rotato davanti a noi. Una l'ha chiappata, anche questo qui sta girando bene.